E di nuovo avanzò la sacerdotessa e disse: Parlaci della ragione e della passione. E lui rispose dicendo: L'anima vostra, che vive del metabolismo energetico basale, è sovente un campo di battaglia sul quale l'umana ragione, divenuta solo giudizio, si scontra con la passione vitale che in voi è stata alterata da esagerati o egoistici appetiti. Ah, se potessi far da pazzire nell'anima vostra e tramutare la discordia e la rivalità che c'è tra i vostri cinque elementi, legandoli nella magia di una sola armonia. Ma come potrò io riuscirvi se anche voi non sarete fautori di intima pace già a partire dal io sono? Se prima cioè non cercate volontariamente l'intimo equilibrio nelle radici tra il DNA femminile, il DNA maschile e lo spirito divino che vi hanno permesso di nascere, permettendo alla vita di accettare ognuna delle vostre cellule costituenti il tutto interiore ed esteriore di voi stessi. Senza pacifica e intima armonia, la vostra ragione e la vostra passione, che sono il timone e la vela dell'anima, andranno errando sull'oceano energetico che è proprio della vita. Se la vela infatti cede o il timone si spezza, finite la deriva senza preciso ordine, oppure, attoniti ed impauriti, restate immobili in mezzo ai flussi dell'energia vitale. Poiché se è soltanto la ragione quella che comanda, essa diviene forza egoistica che imprigiona, e se la passione è a sua volta priva di controllo alcuno, risulta da subito solo fiamma che brucia, che si autodistrugge, debilitando così l'essere umano fin dalla radice del io sono. Lasciamo che lo spirito e l'anima che vivono in noi con l'unico scopo di nutrire il metabolismo energetico basale possano esaltare l'energia vitale che è presente nella nostra ragione, Yang, fino a sposarsi al meglio con l'energia vitale che c'è nella nostra passione, Yin, così che cantino insieme, esprimendo la melodiosa armonia che è propria dell'universalità, da Tao. In tal modo, i programmi universali della vita naturale che dirigono la ragione e la passione, entrambi cosmici, consentiranno alla nostra vitalità individuale di risorgere e, come araba fenice, nel prendere nutrimento dal nostro cellulare morire, rivitalizzarsi ogni giorno nell'armonia cosmica ed innalzarsi oltre le proprie ceneri. E questa è la corretta evoluzione. Come vorrei che voi tutti maturaste nell'equilibrato giudizio razionale e nel sano appetito passionale, rendendoli sì indispensabili e ben amati ospiti nella vostra casa, corpo, essere, ma non dando più onore all'uno a scapito dell'altro, già che chi ha più cura di uno solo, alla fine perde l'amore, l'energia e la corretta fiducia, la connessione di entrambi, e questo rappresenta una vitalità involutiva. Orbene, quando restate nella frescura dei bianchi pioppi sulle colline e da seduti condividete la serenità dei campi, provate a lasciare che il vostro cuore energetico dica in silenzio: Qui, in questo momento, Dio riposa nella sua ragione cosmica. Quando poi la tempesta giunge, il vento possente scuote il bosco e tuoni e lampi proclamano la maestà del cielo, e voi, agitandovi, cercate riparo sicuro, ditesi riverenti: Qui, in questo momento, Dio si muove nella sua passione cosmica. Così facendo, poiché noi io sono umani siamo alito creatore della sfera di Dio, l'io sono universale, non essendo noi da meno di una foglia della foresta del suo macrocosmo, anche noi, nel nostro personale microcosmo, sapremo disciplinarci al meglio e di fatto, cominciare a riposare nella sua ragione e consapevolmente muoverci nella sua passione.
è la quarta o quinta volta che rivedo questo pezzo, ma il pezzo più importante è stato il 13, dopo aver in qualche maniera vissuto una risalita con le ciaspole in presenza di una, testo il 10, probabilmente il 10 di gennaio, che avevo mal di gamba e il muscolo inguinale di recupero della ciaspola, e da una giornata abbastanza tranquilla, meteorologicamente tranquilla, ha cominciato a soffiare un vento tremendo, ed anche se non nevicava più, ma il vento che si muoveva da terra, dai pendii e dalle piante, ed era una cosa spaventevole. E fortunatamente questa potenza della natura si è abbinata però anche a una buona ragione, cioè abbiamo detto smettiamo di salire, visto che è già anche luna, dobbiamo mangiare, cerchiamo un riparo tranquillo. E una doppia pianta di cui un troncone era spezzato ci ha ospitato come fosse una capanna. E siamo riusciti a riscaldarci un pochettino, a riposarci e soprattutto a mangiare abbastanza al caldo, cioè non essendoci il vento, la temperatura era sopportabile anche se era di qualche grado sotto zero, mentre con il vento soffiante a pari temperatura sembrava di essere quasi al polo nord. E questo mi ha dimostrato proprio il giusto lavoro tra passione, forza naturale della nostra personale, ma anche quella di madre natura, quando è ben governata da una buona ragione, cioè la buona ragione nella strada camminata, e in più abbiamo avuto una buona ragione nel fare delle scelte corrette. E per cui grazie, grazie a tutti gli elementi che hanno contribuito, i cinque elementi che hanno contribuito a rendere magica quella giornata favolosa.